Ragazzi, sono Moce ed oggi siamo a Milano, zona Colonna di San Lorenzo, via Torino, eccetera, eccetera, perché siamo di fronte a un fake. Sto parlando ovviamente del fake Burgers, il nuovo panino lanciato dall'irriverente catena milanese Burgers, appunto, che nei giorni scorsi ha presentato ad influencer, giornalisti, eccetera, eccetera, questo fantomatico fake Burgers. Oggi noi siamo qui perché non siamo stati invitati, ovviamente. Ciao, ma vi voglio bene lo stesso, non fa niente. E quindi andiamo a provare in prima persona questo fake Burgers. Che cos'è questo fake Burgers? Lo dico dopo che vi sarete iscritti al canale e attivato la campanellina, perché siete delle brutte persone. Fake Burgers, mentre camminiamo magari. Si tratta praticamente di un hamburger copiato direttamente da un'altra catena americana, un hamburger famosissimo, il loro tributo a, da quanto ho capito, il mio panino preferito, il Double Cheeseburger di Mac. Calma, perché le cose potrebbero mettersi molto bene o molto male. Andiamo per Burgers, let's go! Partiamo come al solito dal menu, ragazzi. Allora, siccome un po' che non venivo da Burgers, in realtà mi sono voluto prendere uno smoke Burgers con jalapeno. Dopodiché proviamo le novità, o comunque i panini un po' nuovi. E mi sono buttato prima sul try hot, perché Burgers ha aggiunto anche gli hot dog. E questo try hot è un hot dog con cheddar, cream, bacon, jalapeno e senape. Dopodiché il rehab Burgers, carne, cheddar, cream, cetriolini, cipolla, crispy bacon, jalapeno, senape e ketchup. Da quanto ho capito però servito, è un hamburger servito nel panino dell'hot dog, con la carne trita. Il piatto principale del nostro video, che è il fake Burgers, appunto, un double cheeseburgerino, come possiamo vedere qua. Occhio raga, che sapete benissimo, sempre come in tutte le cose più semplici sono sempre le più difficili da fare, da imitare, da anche da migliorare, no? Perché io penso, quando riproponi una ricetta così iconica, così famosa, tenti anche di proporre una versione migliore. Ce l'avrà fatta Burgers? Lo scopriamo tra poco. Io ho dato per scontato il double cheeseburger perché è la mia versione preferita, ma ovviamente si rifà al cheeseburger. E infatti viene proposto come single, double, triple e addirittura c'è l'opzione per ordinarlo quadruplo. Io ho assaggiato, anzi ho ordinato il doppio e il quadruplo. Il doppio perché ormai è il pilastro della mia vita sul quale si erge tutta la mia conoscenza dei fast food. E il quadruplo per provare una versione goduriosa, esagerata. Hot dog, recita la scritta, bello. Il packaging, devo dire, sempre molto, molto bello. E abbiamo preso questo try hot, che... ma, sai che... ma, hot dog con la crema al formaggio e jalapeno a pezzettini. Molto carino. Il pane mi sembra il Martin, non vorrei sbagliarmi. Senape, dimenticavo. Sull'incasto dolcezza formaggio... è affumicato. Bacon ci sta molto bene anche con il piccantino. Sto dettando per vedere quanto piccante è il jalapeno. Non tanto, onesto, ben mangiabile. Il würstel è buono, un po' troppo molle per i miei gusti. Io lo preferisco un po' più scoccarello, anche il würstel, ma nel complesso, da esperienza fast food, ci sta molto. Bello, mi è piaciuto. Try hot, approvato. Io andrei con lo smoke. Smoke che... ragazzi, a mio parere è e rimane uno dei panini più belli e più buoni del mondo fast food catene italiane. Bello, 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 bello. Abbiamo il nostro bel Martin, doppio smash, bacon che... bello crispy. Fettona di jalapeno gigante da loro, ovviamente. Smoke sauce. Bella cottura. Bella la cottura, ragazzi, che rimane super juicy, l'avete vista. Bacon... croccante, salsa bella affumicata, ma non invasiva su tutto, lascia spazio un po', no? Al panino. La trovo sicuramente cambiata rispetto all'inizio, ma leggo in giro tante recensioni che dicono no, Burger è calato a picco. Non trovo sia così. Lo Smoke Burgers è e resta un gran panino, davvero. Fatto veramente bene, buonissimo.
Rehab Hangover Treatment. Questo è il Rehab, ragazzi. Bellissimo il packaging, con salviettina inclusa. Sembrava una aspirina. Leggo testualmente: "Is a quick and effective method to quick combat hangover symptoms within 30-60 minutes. Our treatment helps you flush out toxin, restores nutrients lost during a night of heavy drinking and cleanses your system." Il Rehab, che abbiamo detto è un hamburger servito in un panino hot dog, fondamentalmente. Mi sembra un po' la versione dry hot di un, ma in versione burger, vediamo. Cheddar cream, bacon, jalapeno, senape. E invece il Rehab, cheddar cream, cetriolini, cipolla, crispy bacon, jalapeno, senape e ketchup. Quindi una versione un po' più complessa con i cetriolini anche. Allora, posso dire una cosa? Mi è capitato più volte di sognare un panino, eccolo qua, un hot dog mare pieno di carne, ed è quello che sta succedendo. Non è sicuramente molto agile da mangiare, ma sporcarsi le mani è una cosa che adoro in questo caso. Mangerò prima che cada tutto. Lo so, adesso ho capito perché ti danno la salviettina. Però l'idea è figa, ma trovo che l'hamburger tritato, cioè vedo così, sia troppo cotto. Ha perso tutta la giustitudine che c'era nel farlo smash, e lo trovo un po' troppo cotto. È figo, bacon bene, jalapeno ok, sento un po' poco la senape e il ketchup, se devo essere sincero, ma anche abbastanza normale coperto a tutta sta roba. Non lo so, ingredienti un po' troppo persi, carino a livello di idea, Rehab eccetera eccetera, ma l'esecuzione finale non rende giustizia all'idea, mettiamola così. Questa è un 5, mi spiace. La salviettina finale, perché raga, sono le mani che fanno schifo. Siamo al momento della verità. Fake burgers. Carino che c'è la possibilità, cioè ti segnano il numero di patti direttamente sull'adesivo. Unboxing, double cheese, non bellissimo. C'è cetriolina, cipolla, ketchup, senape, doppio smash. Come sapete raga, sono un super fan. Allora, ci sono le cose bene, delle cose non che, che vanno male, ma ovviamente il paragone al double cheese di Mac per me è immediato, no? E qui trovo che il Martin copra molto, quando il pane di Mac ovviamente secondo me è meno saporito, meno invasivo, lascia molto più spazio a quello che c'è dentro. Qui il Martin va un po' a sovrastare. Secondo problema è il misto senape ketchup, diciamo, che si sente molto poco. Invece nel panino di Mac secondo me è molto più presente, c'è un'acidità molto più presente, ovviamente il trittico senape, cetriolini, ketchup che costruisce questa cosa. Qui lo trovo molto più annegato, viene fuori un po' meno, anche perché la carne qui è molto più abbondante, c'è da dire. Non c'è questo spessore di carne nel double cheese di Mac, forse, quindi anche cambiando le proporzioni il gusto è leggermente modificato. Ma se devo essere sincero, in generale trovo che questo sia il panino di Mac con più vibes americane. Peccato per quella roba delle salse, diciamo, che lo penalizza un pochino, secondo me. E ho paura che nel quadruplo sa ancora peggio, perché lo stesso errore che ha commesso Mac facendo il triple alla fine, no? Cioè non ha variato la quantità degli altri ingredienti, ma ha aggiunto solo della carne. Sa tanto di carne e non sa del resto. Qui secondo me già manca un pochino di quell'acidità famosa. Andiamo a vederla. Con la versione pimpata, raga. Quadrupla. Ok, ora sì. Ma vedremo che qui entra in campo la cheddar sauce, che come ho detto prima non sono un grande fan, ma giusto far vedere che c'è anche l'opzione a cheddar sauce per dippare l'hamburger. Prima vado però al naturale per vedere se i miei pensieri fatti prima sono confermati o no. Anzi, controlliamo subito. Tre cetriolini, non li sentirò mai. Se sei uno a cui piace più il sapore della carne in generale, che si senta, questo panino fa per te, perché qui la carne si sente di brutto. Cotta bene, bella juicy, bella crosticina, quindi in realtà non è che sto dicendo che non va bene, sto dicendo che secondo me a me piace più il sapore complessivo del double cheese, no? Il sapore totale, non il sapore dei singoli ingredienti, quindi a me piace quando c'è una certa coralità nella cosa. Qui sa molto di carne, però devo dire, fatto bene, un ottimo smash. Faccio questa cosa che in realtà non mi entusiasma a fare, che soprattutto trovo che questa cheddar sauce non sia perché poi è un sapore totalmente differente da il cheddar che c'è sul panino, cioè dal formaggio che c'è sul panino. Questa sa del cheddar del cinema. Meglio naturale. Andiamo al panino, considerazioni finali. Che sfida, ragazzi, replicare il double cheese di Mac, uno dei panini più iconici, uno dei sapori
più famosi, replicare il cheeseburger in generale, in realtà, poi è quella la sfida, no? È il panino più famoso, penso, della storia del mondo fast food, il cheeseburger, quello da dove tutto è partito, da cui poi anche è nato Burger. Quindi replicare un sapore così difficile o tentare di dare la tua versione di un qualcosa di così iconico non è mai una sfida semplice. Burgers, raga, comunque in Italia ha segnato un'epoca. È stato veramente la prima catena che ha fatto le cose per bene, sul serio. E secondo me con questo fake Burgers ha spaccato. Non sono un grande fan delle ultime innovazioni di Burgers. Gli hot dog non li trovo eccezionali, i milkshake uguale. Questo Rehab non mi ha entusiasmato, il Crash Burgers non mi è mai piaciuto. Sono sempre però stato un fan dei loro panini storici, definiamoli, perché lo smoke lo trovo strepitoso, con l'aggiunta di jalapeno poi incredibile. Questo fake mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché aveva delle cose che non me lo facevano preferire al double cheeseburger, ad esempio, ma quando ho provato il triple cheeseburger di Mac, ad esempio, mi è piaciuto meno che il quadruplo di Burgers, perché comunque, beh, raga, la carne è migliore, cotto meglio, c'è il Martin Potato Roll, che è un bene o un male in alcune cose, ma in generale mi è piaciuta questa versione. Trovo che non sia meglio del double cheese di Mac, non ha quel sapore incredibile. Come dicevo prima, il double cheese non sa di carne, cetriolini, sa di double cheese, cioè sa di fast food, sa di quella roba lì. Qui non siamo a quel livello, qui è più un bel panino con dei buoni sapori che mi richiamano gli Stati Uniti, come ho detto prima, forse è il panino che più sa di Stati Uniti di Burgers, e secondo me lì hanno fatto centro, diciamo, beccando veramente un sapore USA nella sua semplicità, ma come diciamo sempre, la semplicità è parecchio complicata. Ho parlato fin troppo, io vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, seguitemi su Instagram e TikTok, sono BocciaHF, noi ci vediamo al prossimo panino, fucking less.